Presidente Carpinelli, continua il cammino di Castellana Grotte, si prepara oltre allo sprint finale importantissimo in campionato anche alla Final Four di Coppa Italia di A2 presentata quest'oggi ad Andria. Beh, certo, un cammino pianificato che sta dando finora i frutti sperati, con molto lavoro, molto sacrificio da parte di tutti, della società, dello staff, dei giocatori, che comunque per adesso sta attuando quelle che erano le nostre aspettative. Daremo il massimo per onorare la manifestazione, che comunque ha ben cominciato con la sua presentazione a prospettarsi una manifestazione di sicuro successo, visti anche i presupposti organizzativi di tutto rilievo, che porrà la Puglia al centro dell'attenzione, al centro di una buona attenzione, perché è giusto che uno sport di massa come la pallavolo, in Puglia soprattutto, venga data una giusta attenzione e rilevanza. Che poi vinca il migliore e va bene, questo è scontato, speriamo di esserlo noi, chiaramente. Questo è uno dei due importanti obiettivi della stagione castellanese. Sì, come detto, è chiaro che fa parte dei nostri obiettivi. Lo sforzo è massimo, la concentrazione anche, chiaramente speriamo di tirarne buoni frutti, anche perché lo sport riserva sempre sorprese positive e negative. Siamo fiduciosi, combatteremo fino alla fine, poi vediamo. Un'occasione importante per la Puglia avere due pugliesi in semifinale. Sì, come dicevo, è la dimostrazione di come la pallavolo sia lo sport di massa in Puglia, che attira spettatori, che attira giocatori, che attira ragazzi verso questo sport, e quindi è un giusto premio, se vogliamo così vederla, questa organizzazione, non solo per la presenza di due squadre pugliesi ai vertici del campionato di A2, ma è un giusto premio anche a quanto la federazione e la Lega fanno per lo sport e la pallavolo in Puglia soprattutto. Gran prova nel big match con Perugia, grande rimonta, Perugia si ritrova proprio in semifinale ad Andria. Non c'è due senza tre, speriamo di bissare il risultato. Prova di carattere, prova di squadra, di orgoglio soprattutto, non è stato facile, grazie anche all'apporto del pubblico. Ci siamo tirati fuori da una partita molto difficile, ma facendo valere soprattutto il nostro tasso tecnico e soprattutto dimostrando, se non ce ne fosse bisogno, che abbiamo una squadra di 13 titolari che in qualsiasi momento possono dare il loro apporto comunque positivo a tutta la squadra.